ci racconti come nasce questa esperienza? Ho dedicato una serie al percorso femminile, un percorso che arriva anche al punto di un desiderio di essere una mamma. Abbiamo fatto 5 bottiglie diverse rivestite delle mie opere. Questa idea è nata grazie a 5 opere che sono nate per questa serie collezione, dopo la quale ho scoperto di essere incinta. E praticamente abbiamo brindato e festeggiato con i fratelli Torreggiani, diciamo con il mio vino tra l'altro preferito, perché io sono patita di bollicine. E così abbiamo sposato l'arte con gastronomia e abbiamo fatto una sorpresa che ognuno potrebbe avere in casa sua. Cosa hai scelto come soggetti per vestire le bottiglie? Gli oggetti sono sempre le opere della serie Woman Bean. Questa per esempio è dedicata alla passione per il lavoro. C'è un'altra serie dedicata alla sensualità femminile, un'altra dedicata ai ricordi dell'infanzia e poi un'altra immagine dedicata alla voglia di scommessa di mettersi in discussione come donna, perché la vita è come un gioco di scacchi, no? Tra bianco e nero, e noi siamo sempre quelle che facciamo una scelta. E con loro abbiamo fatto una bella scelta, devo dire. L'idea di vestire delle bottiglie con l'arte è anche un modo per dire che il mercato deve trovare qualcosa di nuovo per farsi conoscere, immagino. Oggi la qualità dei prodotti italiani è, diciamo così, notevolmente migliorata. Si può dire che il 90% dei prodotti italiani sostanzialmente siano buoni. Come puoi distinguerti a questo punto a livello internazionale quando tutti i prodotti, anche di paesi meno importanti, sono buoni? L'unica cosa è ritornare al fashion, all'arte, alla promozione, alla nostra cultura che ha dato così tanto nell'arco dei secoli e che purtroppo nel vino è rimasta un po' dimenticata. Facciamo il calcolo che buona parte delle etichette sostanzialmente hanno più di 100 anni e quindi una rinfrescata a livello artistico ci voleva.